intanto c'è chi commenta tutto questo mondo social in una maniera un po' più filosofica, ad esempio Alessandro Balit. Questi sono i fuori onda, eh? Bartolomeo Tito Alon fu un condottiero italiano. Partecipò a numerose battaglie a cavallo, prima come soldato di ventura, poi cavaliere e capitano di bandiera. Assieme a Ettore Fiera Mosca fu il protagonista della famosa disfida di Barletta, che il 13 febbraio 1503 vide 13 guerrieri italiani confrontarsi con altrettanti francesi. Rimasto appiedato durante lo scontro, lotterà a piedi, uccidendo le cavalcature dei giostratori francesi. Nella piazzetta c'è la statua di Fanfulla da Lodi, opera di Antonio Bortone, dopo vari traslochi ritornata nel suo primario sito. La prima collocazione fu nell'androne dell'Istituto d'Arte, poi fu sistemata accanto alla chiesa delle Paolotte in piazza Sant'Oronzo, da dove poi fu portata nella Villa Garibaldi e quindi, ultimamente, nella piazzetta Raimondello, ritornata ad essere piazzetta Fanfulla. Ora soddisfiamo la curiosità di molti. Cosa c'entra Fanfulla con Lecce? Bortone nel 1876 scolpì la statua che venne portata all'esposizione di Napoli, dove fu premiata. Poi all'esposizione di Parigi ricevette un altro premio. Siccome fu commissionata da Roma, fu qui riportata dopo le esposizioni e dopo la morte del Bortone, dimenticata in una casa deposito. Dopo vari anni, un amico del Bortone, il professor Brizio De Santis, preside dell'Istituto Tecnico Commerciale di Lecce, la ritrovò e fece trasportare il calco della statua a Lecce per poi farla fondere, consegnando alla nostra città quest'opera meravigliosa eseguita da un insigne leccese.